Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Nuovo appuntamento con i sapori del sole, la sfida è servita sempre qui dal Savoy Hotel, pronti per giudicare i due nuovi concorrenti. E sempre qui in questa meravigliosa location proseguiamo le nostre eliminazioni dirette. È dura. Fabio D'Amato con noi, la cucina di Fabiuccio. Fabio, come stai vivendo queste puntate insieme a noi? Devo dire che io sono ancora più carico di loro perché li vedo raggianti, felici, sono pronti per farci gustare queste cose. E sono bravi. Allora, alla mia destra la nostra Angela. Angela, poi dopo mi presenti l'altro concorrente. Angela, ciao. Come va? Bene, bene. Sei emozionata? Pronti per la sfida. Sei emozionata il giusto, necessario per affrontare per portare le cose. Il piatto a tavola. E portare il risultato a casa anche. Certo. Allora, il tuo piatto. Io faccio uno spaghetto risottato con acqua di verza. Sì. E lo condirò con colatura di alici e bottarghe e lo accompagnerò con una tartare di gambero. Ah, però... Brava Angela, un piatto Grazie. Che può essere interessante. Invece Fabio Ermenegildo, raccontaci. Ermenegildo un po'. Ha preparato questo piatto che mi ricorda la costiera, perché abbiamo una pasta fresca ripiena con della ricotta e del gambero e una verza in doppia consistenza, quindi esattamente. Ci siamo. Ermenegildo, cose grosse. Ma guarda, come ha detto bene Fabio, mi sono lasciato ispirare un po' dalla tradizione e un po' chiaramente dalle origini campane, per cui insomma ecco il limone, la verza, il gambero, quindi sono tutti diciamo così ingredienti che... Anche articolati, no? Questa l'hai estesa sì, adesso. Sì, allora sì, questa è una pasta all'uovo praticamente. Puoi iniziare Angela, okay. Steso al momento, semplicemente con farina appunto e uova. Il piatto si chiama Il Ricordo. Mandiamo. Perché Grazie. Questo titolo? Perché devi sapere che quando io ero piccolo, la domenica a casa mia si faceva la pasta fresca con la classica macchina per la pasta della Girmi, esattamente. Quindi sono vissuto un po' con quel profumo e con quel ricordo e quindi oggi mi sembrava giusto riproporlo qui in puntata. E questo tortello, o tortellone come lo vogliamo chiamare, sarà appunto ripieno di ricotta, tartar di gambero, zeste di limone, mentuccia fresca. Sarà richiuso, dopodiché sarà saltato in padella su una vellutata di verza in doppia consistenza, vellutata e verza croccante. Allora, per terminare una fondutina di parmigiano. Ma ragazzi, sono articolatissime queste ricette. Voi rischiate, io lo dico sempre, voi rischiate, però va bene. La verza anche oggi dovrà essere valorizzata, il nostro prodotto Terra Orti, quindi fresco e di qualità, per cui cerchiamo di trattarlo bene, perché l'abbiamo detto spesso, i prodotti meglio o meno vengono lavorati e più viene fuori il sapore. Allora, Angela è partita, Fabio, dimmi un po', dai, come ti sembra? Mi piace, è interessante che Angela voglia risottare completamente la sua pasta, si è fatta quest'acqua di verza che devo dire ha un bel sapore, un bel concentrato, la vedo agguerrita. Una cosa ti volevo chiedere, dica. Queste old generation stanno sempre vincendo. No vabbè, ma old generation, vabbè, è vero però. Rispetto ai ragazzi, però è vero, sì. Hai ragione, però Ermenegildo lo vedo carico, lo vedo carico. Ermenegildo non vuole sapere niente, guarda, sta lì attento, non si guarda intorno. Cioè, guarda, è partito già come se non ci fosse un domani. Cosa hai messo lì dentro? La farcia. Adesso l'andiamo praticamente... Ricordiamo in questa farcia che cosa c'è? Ricotta, gamberetto, zeste di limone e della mentuccia fresca. E un pizzico Secondo di me pepe. L'acqua non basta, perché ah, capito. Capito. Troppo, grazie. Senti, che cosa ti sei preparato prima? Diciamolo, perché è evidente, sì, no? Certo, assolutamente. Noi... Allora, visto i tempi ecco, tecnici, io prima mi sono andato a preparare praticamente l'impasto, che adesso sto andando a chiudere, no, eri tu che in chat hai scritto, no, chi era ragazzi che in chat a un certo punto, voi dovete sapere che quando abbiamo selezionato i concorrenti poi abbiamo creato una chat per comunicarci le cose, a un certo punto qualcuno, non so se eri tu, dimmi dice, cosa, dice vediamo. Ma secondo me 24-22 minuti sono pochi, ci vorrebbe qualche minuto in più,
tipo 40. No, non ero io, non ero io, no. Al tipo 40 io ero morta, a terra, stesa, e nella chat nostra interna ho detto, ma come tipo 40? 40 sto dicendo, vabbè. Questo è il prodotto finito che abbiamo realizzato. Ma cosa fai nella vita tu? Io faccio il direttore commerciale per una casa automobilistica, quindi faccio assolutamente altro nella vita, però ho questa passione per la cucina. E per i motori. E per i motori, esattamente. Okay. E senti, che cosa è che autoveicoli? Veicoli o mezzi industriali? Autovetture. Autovetture. Dici la marca. Kia. Per la Kia. Sì. Ho la direzione e la sede a Milano. Ecco. Il mio ufficio è a Milano, però faccio il responsabile commerciale per Sud Italia. Senti, e quindi dov'è la tua? Dove stai fisicamente? Tu, io però? Fisicamente sono presso le concessionarie, perché sono sempre in visita. Però dove dormi? Dormirai da qualche parte? Ho in albergo a casa. Ho in albergo a casa, dipende poi dove mi porta il lavoro. Quindi vedi, riesci comunque ad avere insomma questa passione, a mantenerla. Sì, assolutamente. Sposato, figli? Sposato con due figli che voglio salutare, Ginevra e Pasquale. E tu cucini per moglie e figli? Sì, esattamente sì. Moglie, figli e dietro le quinte c'è la mamma che ha detto io sono la mamma, la mamma è sempre mamma. Cioè, che gli non possiamo assolutamente. Io sono figlia di mamma di un figlio maschio di 9 anni e quindi anche io pretendo di andare dietro le quinte. E negli ultimi, l'ultimo anno e mezzo ho aperto anche un profilo su Instagram, si chiama il Pasta Fondaio. Dove mi diverto a presentare, diciamo, i miei piatti e sempre per passione faccio anche lo chef a domicilio quando magari qualcuno ha interesse a voler realizzare qualcosa. Tra una macchina e l'altra, esattamente. Oh, Angela, invece tu che passioni hai? Cosa fai nella vita? Amo viaggiare. Hai detto niente. Cosa così? L'hobby, la cucina e oltre al lavoro e viaggio. Viaggi. Quando è possibile. Allora e con chi viaggi? Con chi capita. No, è semplicemente perché mio marito non sempre mi accompagna, quindi... Quindi viaggiamo anche con altri. Sì, perfetto. Lascia la mia compagna di viaggio. Ah, ecco, con le amiche, perché detta così Angela... No, per carità, no. Era troppo aperta la cosa. Hai capito, però voglio dire. E cosa hai fatto prima invece nella vita? Io lavoro. Ecco, lavori? Sì, sì, sì. Io ho un negozio di articoli di liste di nozze. Ah, però vedi, quindi il Savoy... Probabilmente chi viene a fare molti loro, magari si sono sposati o si sposeranno qui. Certo. Come stiamo andando? Bene, bene, procede. Che stai a fa? Uno spaghetto, adesso lo sto risottando, quindi aspettiamo la cottura e poi lo andiamo a insaporire con colatura di alici. Naturalmente l'acqua è quella della verza, quindi cotto nell'acqua della verza. E invece a casa tua tu cucini a pranzo, cena, tuo marito gradisce oppure di quelli schizzinosi? No, mio marito gradisce. Ti prego Mario, prendi la faccia della signora quando dice mio marito gradisce. Gradisce. Non fa il critico, non fa lo chef della situazione. Il critico lo fa, il critico lo fa. Quelli così sono quelli là. Il critico lo fa. Questo qui poteva essere di più, di meno, ho visto una cosa. Però magari nel piatto non resta niente e là capisci che... Hai fatto centro. Come l'ha conquistato tuo marito? Vai, tu veramente lui ha conquistato me. Però sicuramente la cucina è una parte importante. Sicuramente per quanto riguarda... Sì. Il mantenimento del marito. Ecco. Quindi anche questa mi è piaciuta. Sì. Cucinando bene il marito resta a casa. Ebbè sì, un'arma in più, giochiamocela. Brava Angela. Allora, Ermenegildo, ma sto nome? Sto nome è il nome. È quello che mi hanno dato, dici tu. Questo ciò. Ce la facciamo a fare la croce? Ermenegildo e... Sì, ma c'è ancora tempo. Mio padre hanno ben deciso di continuare come da buon meridionale. In Italia siete in 5, non lo so. Ma sì, dai, forse sì. Diciamo che difficilmente si dimentica il mio nome, mettiamola così. Io di solito li dimentico, no? Invece lo ricordavo perfettamente. Senti, cosa ti ha spinto a metterti alla prova? Ma guarda, fondamentalmente la voglia di confrontarmi, di confrontarmi con gli altri, perché io penso sempre che dal confronto si cresce e possono nascere delle belle amicizie, belle situazioni, insomma, quindi soprattutto questo, insomma. E hai detto prima il pastafondaio. Sì, pastafondaio, esattamente. Perché sei un amante delle paste. Sì, prevalentemente sì, ma non solo, perché mi piace lavorare anche con i secondi. Ammetto un po' meno con i dolci. Ma però se qui dovessi passare il turno sappi che... Sì, ci prepareremo.
E quindi sì, principalmente diciamo primi piatti dalla pasta fresca, insomma la pasta secca, risotti e insomma tutto quello che può. E chi è la cavia? La mia famiglia, principalmente la mia famiglia, mia moglie e i miei due figli, che e nonostante pure la mamma, e pure la mamma, nonostante abbiano 10 e 12 anni, quindi non sono, diciamo, sono grandissimi, piccini. Però sperimentano insieme al papà, assaggiano. Quindi hai insegnato loro a mangiare in un certo modo. Sì, sì, devo dire quindi la verità. Non la solita pasta asciutta e patatine, no, insomma, no, sono venuti su con una discreta cultura culinaria. Ecco, diciamo, bravo. Diciamo sono, così. Sono assolutamente d'accordo con te. Fabio, dai, fammi un po' la sintesi, il riassunto. La signora è l'unica che veramente convinta, mi sta cacciando dalla cucina. Ah, non ti vuole? No. Non ti, levati davanti. No, la vedo, ha detto devo vincere da sola, devo vincere da sola assolutamente. Vedi? Old generation. Old generation. No, no, per questa cosa old generation non mi piace. Ecco perché ti sta cacciando, no, cioè forse tu non hai capito, perché quando gli hai detto prima. Rispetto agli altri, lui è un po' più grande però. Sì, gli altri lui è un po' più grande, avevamo i 18-19 anni, i nostri studenti del Ferrari, quindi va bene, va bene. Poi dovremmo anche scoprire chi sarà ripescato, eh? Hai qualche idea? Dobbiamo aspettare che finisca questa selezione. Anche perché qua è una bella sfida oggi. È una bella sfida. Allora, andiamo. Chiediamo se la signora mi ricaccia. Io avrei bisogno di un cucchiaio. Ah, ti sta chiedendo aiuto. Allora, forse c'è. Andiamo c'è. In pubblicità, torniamo subito dopo. Andiamo in pubblicità e ecco, adesso me lo suggeriscono. Me lo suggerirete dopo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con lo chef Fabio Pesticcio.